Buonasera e bentornati a War Room. La vendetta di Mosca per l'attacco al ponte della Crimea non si è fatta attendere, purtroppo. Una pioggia di missili si è abbattuta ieri su 10 città dell'Ucraina, con almeno 14 civili uccisi, ma potrebbe essere solo il primo atto di una pericolosa escalation, almeno così ha minacciato Putin. Il punto è che, incastrato tra insuccessi militari, economia in crisi, malumori popolari in patria e spaccature nella nomenclatura, il Cremlino si trova con un po' con le spalle al muro. Ha definito terrorista l'attacco al ponte, ma è evidente che potrebbe reagire allo stesso modo se gli ucraini dovessero avanzare nell'est del paese, nelle regioni annesse con un referendum truffa, ma che ora Mosca considera come suo territorio. Per cui, di fronte alle sconfitte militari, c'è il timore di gesti estremi, compreso che qualcuno prema quel maledetto. Devono essere in tre per la verità, ma prema quel maledetto bottone dell'arma atomica. In tutto questo c'è anche l'atteggiamento di Zelensky, galvanizzato dal positivo andamento bellico che finisce per alzare la tensione. E infatti negli Stati Uniti si ragiona su che tipo di supporto dare in questa fase all'Ucraina, per esempio se fornire o meno i missili a lungo raggio. Tanto più che Mosca è divisa non tra falchi e colombe, ma tra falchi che vogliono proseguire la guerra così come era stata fino adesso e super falchi che chiedono l'uso immediato di armi nucleari tattiche. Infine c'è l'Europa e l'Italia in particolare che rischia di dividersi non sulla guerra ma sulla pace, quella invocata senza mai chiarire di quale pace si stia parlando, visto che la guerra l'ha iniziata a Mosca e visto che Putin non si è mai detto disposto a trattare veramente. Di fronte alla paura dell'arma atomica, molti invocano una pace che significherebbe resa, perché il prezzo da pagare per fermare la Russia sarebbe abbandonare gli ucraini al loro destino. Di tutto questo parliamo con tre graditi ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che vado subito a presentarvi. Sono Antonio Maria Costa, già vice segretario generale dell'ONU e segretario generale della BERS, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, autore per Gribaudo di un libro che abbiamo già presentato qui a War Room, che si chiama La guerra di Putin, attacco alla democrazia in Europa. Benvenuto, Costa. Grazie, grazie. E Paolo Mastrolilli, capo della redazione del Nord America di Repubblica. Benvenuto con noi. E Grazie a voi. Nathalie Tocci, direttrice dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Benvenuta. Grazie. Allora, Costa, prima di capire della vendetta, vorrei capire quella che la cosa che ha originato la vendetta, cioè il ponte saltato. Chi ha fatto saltare quel ponte? Gli ucraini erano in grado di fare una cosa del genere e aveva militarmente senso per loro o no? E se no, chi? Qui ringrazio fra l'altro Enrico per questo invito. Qui entriamo nel mondo dello speculativo. È impossibile di sapere, perlomeno ai tempi correnti, Ovviamente. ovviamente della situazione. C'è un vecchio detto romano qui prodet a vantaggio di chi questo atto di demolizione di parte del ponte. Non sono sicuro di poter rispondere chiaramente perché. Sì, certo, immediatamente nelle 48 ore successive c'è stata una grande emotività in Ucraina, soddisfatti di essere riusciti a raggiungere il cuore delle operazioni militari, soprattutto di vettovagliamento russo. Però la distanza, quello ovviamente non è stata una mossa militarmente intelligente perché ha portato poi, si poteva prevedere, le conseguenze nefaste che abbiamo assistito. Ai russi poter via col possibili candidati a quell'attentato. Per poter poi biasimare l'Ucraina diventa estremamente complesso questo circolo, perciò difficile da anticipare, da sapere e difficile anche da poter arrivare a una conclusione definitiva. Senz'altro quello che noi vediamo è che è un altro elemento in una serie di situazioni imbarazzanti, chi le chiama addirittura beffarde nei confronti della Russia, che pongono un capo di Stato arrogante, prepotente e potente, diciamolo, come Putin, in una condizione di dover reagire e dover reagire in un momento di, se non disfatta, di conseguenze militari serie nelle ultime settimane, qua direi negli ultimi 2 mesi, la reazione potrebbe essere molto brutta.
abbiamo assistito a una prima reazione, quella delle demolizioni, bombardamenti, missili, demolizioni di massa. Potremmo assistere a qualcosa di ancora più grave, ma non voglio anticipare quello che sarà il contenuto del tuo dibattito, Enrico, nel periodo che ci aspetta. Natalia Tocci, qualcuno ha ipotizzato, naturalmente stiamo speculando, come diceva Costa, ma ha ipotizzato che Putin avesse bisogno di una situazione che richiedesse la reazione per poter dimostrare soprattutto ai superfalchi più moderati del suo paese che insomma lui era in grado di tirare fuori gli attributi, scusa l'espressione un po' volgare, ma insomma di poter dimostrare che non è vero che la lettura che si è data degli ultimi tempi, che la guerra stava prendendo una piega negativa, e marcare un punto. È pensabile che questa speculazione abbia un qualche fondamento? E quel tipo di vendetta che ha consumato Putin ha raggiunto quegli obiettivi di dimostrazione che voleva dare? Ma allora, diciamo che c'è un interesse della propaganda russa a farci credere che c'è un dibattito in Russia in corso in cui in qualche modo Putin è il moderato del film e viene messo sotto pressione dai suoi falchi a un'escalation. È parte della propaganda. Cioè, non esiste una situazione del genere in Russia. In Russia c'è una verticale assoluta del potere, e con questo non voglio dire che non ci siano tanti attori, ma che questi attori innanzitutto non collaborano gli uni con gli altri, sicuramente non si fidano gli uni con gli altri, perché la verticale del potere è esattamente questo, cioè creare un regime che poi fa sì che la decisione spetta a una persona e una persona sola. Detto tutto questo, c'è un interesse nel far vedere a noi che Putin è l'ipotetico moderato che tiene a bada i suoi falchi, ma questo non vuol dire che corrisponde, diciamo, alla realtà. A questo poi arriviamo alla situazione in Ucraina, no? Quindi appunto questo attacco ai civili, diciamo, questa escalation è il frutto dell'attacco dei servizi ucraini, ipoteticamente, al ponte di Kerch, o è parte di altro? Io francamente credo che sia parte in realtà di qualcosa che era già in atto, cioè che Putin abbia scelto la strada dell'escalation in realtà si sa da ben prima dell'attacco del ponte di Kerch. Cioè, questa è una guerra in cui ci sarà, e su questo dobbiamo essere molto chiari, un'escalation finché non ci sarà il collasso. Allora, di questa escalation di che cosa è fatta? Cioè, qual è la strategia? E in realtà, grazie cielo che Putin è convinto che la sua strategia funzioni, perché il vero dramma sarà il momento in cui si renderà conto che non sta funzionando, perché quello è il momento in cui c'è un rischio reale nucleare, non oggi. Oggi la strategia di che cosa è fatta? È fatta sostanzialmente di, da un punto di vista convenzionale, quantità batte qualità. Quindi è vero che adesso ci sono questi aiuti statunitensi, in parte anche europei, agli ucraini, che qualitativamente sono superiori alle capacità militari russe, ma quantità batte qualità. E quindi questo è sul piano, diciamo, convenzionale. Poi c'è il piano, diciamo, politico, e quindi spezzare la volontà di resistere agli ucraini, e gli attacchi ai civili hanno questo come intento. Diciamo, non sono obiettivi militari che si è posto Putin attraverso questi attacchi, è un obiettivo politico, così come è un obiettivo politico quello di minacciare il nucleare. Non è un obiettivo, non è una strategia militare. Perché è un obiettivo politico? Perché sostanzialmente quello che Putin pensa è che attraverso la minaccia, non l'attuazione della minaccia, ma la minaccia nucleare, spezza la volontà dell'Occidente. Allora, detto tutto questo, ma parla alle opinioni pubbliche occidentali, assolutamente sì, ma dobbiamo, una paura che, esattamente, dobbiamo renderci conto che noi individualmente, così come collettivamente, siamo parte di questo gioco. Dobbiamo fare molta attenzione nel modo in cui veniamo usati e manipolati. Allora, diciamo che detto tutto questo,
qual è il dato di fondo? Il dato di fondo, ripeto, è che è una situazione che sarà, ci sarà un escalation fino a che ci sarà un collasso, che questa escalation andrà maneggiata con moltissima cura, che paradossalmente più c'è un escalation e più si compatta da un lato l'Occidente, da un altro lato l'Europa, così come in sostegno all'Ucraina. Paradossalmente è esattamente uno scenario opposto. Immaginiamoci uno scenario in cui Putin tende il ramoscello d'olivo, verrebbe interpretato in maniere molto differenti a Washington, a Kiev, a Berlino, a Varsavia o a Tallinn. Il punto è che finché abbiamo Putin, il grande unificatore, che sceglie la strada dell'escalation, siamo tutti compatti. Quindi in realtà c'è anche, diciamo, per certi versi un dibattito, io credo, Enrico, che tu abbia riassunto molto bene quello che è lo stato del dibattito italiano. Però rendiamoci conto che c'è uno scollamento totale dal modo in cui di queste cose si parla fuori dall'Italia. Di questo ce ne dobbiamo rendere conto e ci dobbiamo chiedere il perché è così. Non è vero che in questo è un momento in cui stanno aumentando le divergenze, ma proprio in questi giorni, da Parigi a Berlino, cioè Berlino, signori e signore, Berlino ha accettato di inviare sistemi antiaerei agli ucraini ieri. Perché? Proprio perché c'è questa escalation militare in corso. No, quindi diciamo, cioè, ripeto, finché c'è questo collante di Putin, tra virgolette, possiamo pure stare tranquilli. Allora, fammi andare da Mastro Lilli, perché una delle reazioni fondamentali è quella degli Stati Uniti. Allora, gli Stati Uniti, come, ovviamente sto parlando dell'establishment, della Casa Bianca, come hanno reagito e soprattutto come reagiscono alle ultime parole di Zelensky rivolte al G7 poco fa, in cui lui dice A, che è possibile un'ulteriore escalation di attacchi da parte di Putin, e B, che conseguentemente serve un scudo aereo su tutta l'Ucraina. Gli Stati Uniti come reagiscono? Se l'obiettivo di questa rappresaglia di Putin era intimidire l'Occidente, il risultato che sta ottenendo è l'opposto. Forse prima di queste operazioni si parlava un poco del fatto che gli Stati Uniti stessero cercando di richiamare Zelensky un po' con la responsabilità. Era uscita ad esempio la notizia sul New York Times che secondo i segreti americani sono stati gli ucraini a uccidere la Dugina, quindi si cominciava a discutere di queste cose. Dopodiché c'è stato l'attacco al ponte in Crimea. Putin ha reagito in questa maniera. Ieri il presidente Biden ha fatto un documento durissimo in cui parla di crimini di guerra e ha ribadito l'assistenza americana, in particolare le due questioni fondamentali che sono la difesa antiaerea, che è diventata naturalmente fondamentale dopo questi attacchi, e anche la richiesta degli ucraini di avere missili a più lunga gittata con cui potrebbero proprio attaccare la Crimea. Oggi c'è stato il G7 che ha fatto un documento altrettanto determinato, dicendo sì che naturalmente sarebbero favorevoli ad una soluzione diplomatica e cercano ancora di trovarla, ma naturalmente si è rafforzata la coesione occidentale. In più, un altro segnale è venuto oggi dal ministro degli esteri russo, Lavrov, che ha detto che sarebbero aperti alla possibilità di un incontro, un bilaterale fra Biden e Putin a Bali. Di questo hanno parlato gli americani in principio, non i russi. Adesso improvvisamente dicono che sono aperti al dialogo. Vedremo che cosa significa, in che cosa consiste questo dialogo, ma sono tutti quanti segnali che vengono interpretati come segnali di debolezza di Putin, non di forza, e che rinsaldano l'alleanza occidentale e rinsaldano la determinazione degli ucraini a resistere. Ma Paolo, c'era in discussione prima di questi ultimi avvenimenti se e in che misura e con quali strumenti aumentare, chiamiamolo, la dotazione militare americana da dare a Zelensky. Adesso questi avvenimenti, intanto quale risposta secondo te era pronta da parte di Washington a questa domanda, e la risposta adesso è cambiata o no? Guarda, bisogna tenere presente che Washington è sempre stata, numero uno, aperta ad una soluzione diplomatica, anzi l'ha cercata prima ancora che cominciasse la crisi. Quando gli americani diffondevano le immagini, per esempio, delle truppe russe che si ammassavano al confine con l'Ucraina, oltre a cercare di rivelare al mondo cosa stava accadendo ed evitare l'invasione, stavano indicando la disponibilità ad avere un dialogo per trovare una soluzione diplomatica, alla quale la Russia non era interessata, perché Putin pensava che non ci sarebbe neanche stata la guerra. Si presentava con i carri armati in una settimana, prendeva Kiev e la questione era risolta.
Per quanto riguarda la questione militare, gli Stati Uniti sono sempre stati estremamente prudenti. C'è stata una progressiva soddisfazione delle richieste di forniture militari da parte dell'Ucraina, ma sempre con l'attenzione rivolta all'obiettivo principale che Biden ha espresso in maniera esplicita, evitare la terza guerra mondiale. Quindi sono sempre stati attenti a fare in modo di aiutare l'Ucraina a resistere sul terreno, dopo che ha dimostrato la capacità di farlo, che molti non si aspettavano, ma poi sempre cercando di evitare di mettere gli ucraini in condizioni di provocare la terza guerra mondiale. Questa rimane la posizione degli Stati Uniti. Certo, di fronte a azioni come quelle che ha intrapreso Putin, il segnale è che Mosca non ha alcuna intenzione di trovare una soluzione diplomatica alla crisi, non ha alcuna intenzione di negoziare, continua a ritenere che la guerra sia l'unica strada praticabile. E quindi, naturalmente, da questo punto di vista, se questa è la linea della Russia, gli Stati Uniti devono fare in modo che non prevalga, e non prevalga sul terreno. Perciò i missili lanciati da Putin sulle città ucraine hanno un forte impatto naturalmente politico, ma dal punto di vista strategico non cambiano molto la situazione. Invece dal punto di vista diplomatico ci sono degli sforzi molto intensi. C'è stata l'Assemblea Generale dell'ONU poche settimane fa. Alla fine di quella assemblea io ho incontrato il segretario di Stato Vaticano, Parolin, il quale mi ha detto che ha tentato in tutti i modi di aprire un dialogo con Lavrov, si è trovato di fronte un muro. Quindi è la Russia finora che ha rifiutato di avere qualunque tipo di conversazione diplomatica per trovare una soluzione, perché continua a puntare esclusivamente sulla guerra. Naturalmente, finché questa sarà la posizione, gli Stati Uniti faranno in modo che gli ucraini abbiano non solo la capacità di resistere, come hanno dimostrato finora, ma anche la capacità di proseguire la controffensiva, che sta funzionando e che sta riconquistando quei territori che Putin ha illegalmente avocato alla Russia, e che non controllava completamente neanche nel momento in cui ha avviato questa pratica. Prima ancora che la controffensiva funzionasse, non aveva il controllo di tutti quanti questi territori. E naturalmente, se questa è la linea, se questa è la posizione di Mosca, è fondamentale innanzitutto che non prevalga sul terreno, dopodiché si potranno aprire anche i canali diplomatici, che sono aperti. Domani Erdogan incontrerà Putin cercando di vedere se è possibile avviare un dialogo. Ma è la Russia che deve decidere chi ha un interesse a trovare una soluzione diplomatica a questa crisi. Gli altri l'hanno sempre avuto, l'hanno sempre cercato di tenere aperti questi canali, e la Russia che ha rifiutato di usarli. Ed è quello che ha detto poco fa Zelensky, dice non ci può essere un dialogo con Putin perché lui il dialogo non lo vuole, e quindi questa è la linea. Però Costa, c'è stato un tentativo di far passare diciamo l'idea che il duro sia Zelensky, cioè questo è un gasato, è uno che va oltre quello che è il suo dovere di difendere il suo paese. Adesso che negli ultimi tempi l'andamento della guerra era o veniva letto come migliorato dal punto di vista dei rapporti di forza a favore dell'Ucraina, sta esagerando, eccetera eccetera. Allora, c'è una componente di responsabilità di Zelensky in tutto questo o no, secondo lei? A chi è la domanda? A Costa, a lei. Oh, a me, chiedo scusa. La responsabilità di Zelensky ovviamente mira a difendere il proprio paese, e direi ci è riuscito in maniera eccellente, aiutato anche dai russi, perché nelle loro provocazioni, nei loro bombardamenti, nelle loro distruzioni hanno creato in Ucraina un'atmosfera di rivincita, desiderio di perseverare, persistere, che poi è aumentato nella misura in cui hanno avuto certi successi sul campo. Zelensky, e io soprattutto qui biasimerei forse il presidente degli Stati Uniti Biden, a volte loro due, in particolare Biden, ma la mia domanda, Enrico, era su Zelensky, entrambi mirano a una cosa che a me non piace nelle relazioni internazionali, avendo passato la mia vita esercitandomi, e cioè umiliare l'avversario. È spaventosamente sbagliato, in generale particolarmente sbagliato, quando si ha a che fare con una persona come Putin. Nel mio libro, quello che tu hai citato, Enrico, faccio riferimento a diversi incontri con lui in un contesto totalmente diverso, naturalmente, e l'ho trovato determinato, l'ho trovato convinto delle proprie azioni, l'ho trovato attento, pronto addirittura a prendere nota mentre io parlavo e così via, però assolutamente determinato. In un certo senso, poi col tempo, anche magari arrogante
e troppo fiducioso in se stesso. Quando gli avversari parlano, torno alla tua domanda Enrico, Zelensky, di umiliarlo, di cacciarlo, di defenestrarlo, come ha detto un paio di volte Biden, tutto questo rende il clima particolarmente difficile, senz'altro non propenso alle osservazioni che ha avanzato Paolo, e cioè predisposto al negoziato. Al contrario, direi che si sente sempre di più oggetto di ridicolo, anche se magari i suoi media, i suoi giornali, le sue informazioni, i suoi collaboratori negano o perlomeno non gli passano questo tipo di valutazione che viene nel mondo occidentale, però ovviamente avverte che c'è un problema, una superpotenza, e lui ha deciso di lanciare questa guerra per dimostrare che nel mondo non c'è solo la Russia e la Cina, la Russia è una superpotenza come gli altri due colossi, ha deciso di lanciare questa guerra per dimostrare di essere una superpotenza e non riesce a sconfiggere un paese tutto sommato relativamente piccolo geograficamente e demograficamente. Quindi ha un senso di rivolta che secondo me non è propenso a quel tipo di negoziato al quale si è fatto riferimento prima. C'è un passo successivo, mi fermo qui per non occupare sì. il tempo degli altri, c'è un passo successivo che è quello nucleare, ma sulla quale vorrei poi elaborare. E poi ci arriviamo, volevo chiedere a Natalia Tocci, il fronte di quelli che fanno continuamente riferimento alla pace, allora c'è una componente di cui non stiamo neanche a discutere qui perché in questa sede non abbiamo mai considerato quelli che hanno detto non diamo le armi a Zelensky perché insomma o sono imbecilli o sono conniventi, quindi lasciamo perdere. C'è poi una componente che si fa riferimento al Papa e che ha anche altri intellettuali che dice no, bisogna, siccome Putin ha perso ma Zelensky non ha ancora vinto, nella piega di questo meccanismo dobbiamo trovare uno spazio. Forse, per esempio, scrive Domenico Quirico sulla Stampa, il fatto che il baratro nucleare si avvicina, almeno a parole, la pace diventa più possibile. Tu cosa ne pensi? C'è uno spazio o è fantasia dei pacifisti? Ma allora, innanzitutto voglio ritornare brevemente su questo tema dell'umiliazione perché credo che sia importante. Io credo che, diciamo che se gli Stati Uniti hanno commesso un errore riguardo a questo tema dell'umiliazione, non è stato durante l'amministrazione Biden, è stato quando Obama ha definito la Russia una potenza regionale. Cioè questa è stata l'umiliazione per eccellenza per la Russia, no? La Russia che si considera grande potenza. In realtà Biden a Putin l'ha trattato da pari. Cioè l'ha trattato, ricordiamoci i vertici che ci sono stati a giugno dell'anno scorso, a Natale dell'anno scorso, diciamo, a prima di Natale, a dicembre dell'anno scorso. Quindi diciamo c'è stata tutta una fase in cui, e credo che in realtà diciamo se è servita a qualcosa è stata una fase che ha purtroppo soltanto ritardato la guerra, perché Putin aveva già deciso di farla questa guerra sostanzialmente la primavera del 2021, quindi diciamo l'ha ritardata per quasi un anno, proprio perché Biden ha trattato Putin come grande potenza, come l'esponente, diciamo il leader di una grande potenza. Che cosa significa oggi l'umiliazione? Allora, io comprendo in uno scenario a guerra finita, quindi diciamo a Russia sconfitta, no? Basta fare diciamo il parallelo con la prima guerra mondiale e quello che è accaduto dopo, no? Quindi diciamo a Russia sconfitta non si umilia lo sconfitto, altrimenti questo non può che generare cose ancora parlando del tavolo di Yalta futuro, insomma. Esattamente. A quel tavolo lì assolutamente non sarà semplice fare comunque la distinzione tra quelle che sono le responsabilità e quindi l'accountability individuale e far sì che questo non sfoci in un accountability collettivo, no? Quindi distinzione regime anziché popolo. E ripeto, non sarà affatto facile, ma va assolutamente fatto, altrimenti effettivamente lì sì che si scappa e si commette l'errore dell'umiliazione. Ma che cosa significa non umiliare durante una guerra? Cioè che cosa significa non umiliare lo stupratore?
E per non umiliarlo, che cosa bisogna fare? Dire, vabbè, allora mi puoi stuprare, ma soltanto un po'? Cioè, se poi andiamo un pochino, diciamo, nel dettaglio, perché, ripeto, il non umiliare, detto così, è intuitivamente corretto, ma non riesco proprio genuinamente a capire che cosa si intende. Come si traduce, diciamo. Ecco. Esattamente. Così come non si capisce la pace, non basta invocarla. Ecco, bisogna... Allora, però, ecco, brevemente, perché poi non ti ho risposto, brevemente su questo tema della pace. Cioè, mi interrogo moltissimo su che cosa esattamente si intende per pace in questo momento. Ripeto, ammettendo che non si intenda mi puoi stuprare soltanto un po', ma si intende qualcos'altro, questo mi vorrei augurare per chi comunque si riempie la bocca di pace, e visto che questo non è purtroppo uno scenario, ma come diceva giustamente Paolo, dal 24 febbraio ad oggi non c'è mai stata la men che minima indicazione di un'intenzione russa a voler arrivare a un accordo che non sia perlomeno un parziale stupro. Non c'è mai stata. Quindi dietro a questa parola pace, che cosa c'è? Si possono immaginare varie ipotesi. Allora c'è, e credo che questo riguardi una parte molto piccola, diciamo, della popolazione che magari continua ad essere attratta all'immagine dell'uomo forte. Ma ripeto, credo, vuol dire, c'è un discorso nazionalista, ma credo che riguarda veramente poche persone. C'è un discorso di diffuso anti-americanismo. E io là mi dico, ma com'è possibile che è così difficile essere sia contro tutte le violazioni commesse dagli Stati Uniti nel corso degli anni e al tempo stesso dire, ma questo è un altro film? Cioè, perché è così difficile? Perché non si può dire io ero contro la guerra in Vietnam e contro la guerra in Iraq e sono altrettanto perché contro Putin? Perché il punto di partenza del ragionamento è che a suo tempo l'Occidente, la NATO, si era spinto troppo, aveva avanzato troppo e che quindi il primo passo non è quello di Putin, ma quello benissimo, di Putin è il secondo. Però a me risulta che il paese invaso in questo caso è l'Ucraina, non è neanche la Finlandia e la Svezia. Cioè, se il tema è la NATO... No, allora teoricamente Putin avrebbe dovuto invadere la Finlandia e la Svezia adesso, non l'Ucraina, che non c'è mai stato un piano per l'integrazione dell'Ucraina nella NATO. Quindi è evidente che questa è una guerra coloniale e la NATO non c'entra assolutamente niente. Allora, questo è il tema dell'ideologia. Poi c'è il discorso, chiamiamolo, dei biechi interessi. Ma sul discorso del bieco interesse, no, e qua ci avviciniamo a tutto il tema della crisi energetica, ma immaginare che la crisi energetica si risolva attraverso la fine di questa guerra, in cui si ritorna ai bei tempi in cui commerciamo e compravamo gas a basso prezzo dalla Russia, è vivere in un mondo che non c'è più. Cioè, la crisi energetica è reale, la soluzione va trovata attraverso un compromesso a Bruxelles, la soluzione non sta a Mosca della crisi energetica. E di questo ce ne dobbiamo rendere conto. No, e allora dici, allora, ci sono interessi, c'è un tema ideologico, e poi c'è una parola che si chiama paura. E naturalmente è esattamente su questa parola che cerca di far leva Putin. E poi torniamo su questa parola a Costa, ma adesso voglio chiedere a Paolo Mastrolilli quanto pesa nell'atteggiamento americano su questa vicenda il fatto che tra un mese ci saranno le elezioni, quanto pesa l'ombra di quanto è proiettata su tutto questo l'ombra di Trump? Diciamo che sulle elezioni midterm la guerra in Ucraina non pesa moltissimo, perché come diceva il politologo Bill Schneider, che è sempre acuto in queste analisi, lui dice le guerre negli Stati Uniti diventano una forte questione elettorale quando gli americani combattono e muoiono. In questo caso non combattono, non muoiono, quindi naturalmente c'è la questione sullo sfondo, ma non è la ragione per cui andranno a votare. Peraltro la maggioranza degli americani continua ad essere favorevole all'Ucraina, la simpatia sta certamente dalla parte dell'Ucraina, non c'è un forte sostegno per Putin, a parte anche qui delle frange della destra estrema, che non sappiamo se sono degli utili di odio oppure se hanno degli interessi, ma insomma è un fenomeno abbastanza limitato. Però diciamo l'effetto sul voto midterm non sarà forte. Le midterm e appunto il fantasma di Trump, che ancora aleggia soprattutto sulle presidenziali del 24, invece potranno avere un effetto dopo, perché
Ovviamente se i democratici perderanno, come sembra quasi scontato, la maggioranza alla Camera, anche ammesso che la sotterranno al Senato, beh, poi si porrà il problema di vedere se il Congresso sarà ancora disposto a dare tutti quanti i finanziamenti che sono necessari per proseguire la guerra. Ci sono già dei repubblicani, in particolare vicini a Trump, che cominciano a dire: ma questa non è una nostra guerra, gli ucraini si stanno già difendendo bene da soli, non dobbiamo essere noi americani a pagarla, magari devono pensarci di più gli europei. Insomma, comincia a serpeggiare un po'. Questo, Paolo, non c'è una distinzione tra i repubblicani di antica data e i trumpisti, diciamo? C'è una, non una divisione, c'è una spaccatura fortissima che esiste da sempre fra i repubblicani, diciamo, tradizionali e i trumpisti. Sono i trumpisti, sono, non so, il candidato di Trump in Ohio al Senato, Vance, che ha detto che dell'Ucraina non gliene importa nulla. E se invece si parla con i repubblicani tradizionali, incluso il leader della maggioranza del Senato, McConnell, magari anche il senatore Graham, che è tanto legato a Trump, ma su queste cose ha delle posizioni diverse, non è detto che ci sia appunto questa inclinazione, anzi tutt'altro. Il problema naturalmente è capire chi vince le elezioni, quindi quale anima del partito repubblicano vince le elezioni e si impossessa del partito, e soprattutto naturalmente la questione fondamentale è il 2024, perché se nel 2024 Trump sarà il candidato del partito repubblicano e naturalmente le voci più responsabili del partito tradizionale spariranno e lui deciderà qual è la linea del partito, e nel caso in cui vincesse, questo ovviamente avrebbe un impatto molto significativo sul futuro della linea degli Stati Uniti, tanto in Ucraina quanto in Russia. Mancano però naturalmente 2 anni da qui al voto e quindi ci sono tante cose che possono accadere prima, ma insomma questa è la prospettiva e questo è il grande interrogativo, cioè i repubblicani vinceranno almeno in parte le elezioni, si tratta di vedere poi quale anima prevarrà dopo per quanto riguarda il sostegno dell'Ucraina da qui al 24, e poi naturalmente la grande questione verrà risolta con le presidenziali fra 2 anni. Già che hai la parola ti faccio l'ultima domanda, adesso vi prego di risposte un po' più brevi perché abbiamo pochi minuti. A Washington quant'è alta la preoccupazione sul bottone nucleare schiacciato? Ci credono o pensano che, come diceva prima Natali Tocci, che è una minaccia ma non una realtà? Hanno l'obbligo naturalmente di pensarci, nel momento in cui il presidente della Russia, che ha il dito sull'arma nucleare, peraltro si trova in difficoltà, sappiamo, no, le cose che diceva della sua infanzia quando aveva visto il topo con le spalle al muro, e nel momento in cui lui minaccia l'uso delle armi nucleari è evidente che gli Stati Uniti devono preoccuparsi, devono prendere la questione sul serio, devono sia cautelarsi per le eventuali difese da avviare e soprattutto cercare di fare il possibile perché queste minacce non abbiano seguito, quindi lo prendono con serietà e non dovrebbero fare altrimenti. Costa, quanto dobbiamo preoccuparci? Intanto sono in 3, credo, no, che devono agire per far partire l'arma nucleare, no? Non uno solo, quindi, quanto dobbiamo preoccuparci? Dobbiamo contare sul mal di pancia degli altri 2? Secondo me dobbiamo preoccuparci assai, molto, intendo dire. Prima si è parlato dell'umiliazione. Vabbè, ho spiegato il mio punto di vista, che un tipo come Putin non può accettarla. Poi si è usato un altro vocabolo, che è sinonimo in un certo senso, sconfitta. Se voi credete che la Russia di oggi, la Russia in mano a Vladimir Putin, sia disposta a perdere, qualsiasi connotato volete dare a questa parola. Perdere vuol dire innanzitutto perdere territori, ormai dichiarati parte dello Stato, perdere la faccia, perdere il potere, nel caso di Putin. Se voi ritenete che quel capo di governo sia disposto a accettare una sconfitta, che in passato loro e gli americani hanno accettato. Gli americani sono stati sconfitti in Vietnam, sono stati fondamentalmente, o siamo noi attraverso anche la NATO, siamo stati sconfitti in Afghanistan, hanno cercato di mascherare una sconfitta in Iraq come una pace portata attraverso l'abbattimento di un dittatore, ma sono stati sconfitti. La Russia o l'URSS all'epoca è stata sconfitta anche in Afghanistan. Non è la situazione odierna. In tutti quei casi non si trattava di un paese limitrofo, di un paese praticamente fratello che loro riconoscono
correligionario, etnicamente della stessa tribù, dal punto di vista linguistico e così via, essere sconfitti dall'Ucraina, beh, non considerato uno scenario possibile. Se la sconfitta non è uno scenario possibile, beh, ci rimangono poche alternative. Una vittoria, qualsiasi significato possiamo dare adesso, cioè un esercito russo capace di marciare perlomeno, rioccupare le due originariamente, poi le quattro regioni dell'Ucraina. Questo è improbabile. Ci rimane una sola alternativa, quella della quale tutti parlano e che tutti temono, e che tutti, anche in questa tavola rotonda, sembrano indicare improbabile. Io non la ritengo così improbabile. Senz'altro, come prima, una dimostrazione, qui ci sono armi nucleari strategiche, sono convenzionali, poi ci sono... Sto toccando ferro. Io sono d'accordo con te, tocchiamo ferro, però non illudiamoci. Nel suo tentativo di fare l'escalation, di aumentare la posta, pur di ottenere il risultato, Putin non si ferma di fronte a nessun impedimento, neppure il giudizio che la storia darà su di esso. Sentiamo se Nathalie Tocci non è d'accordo o è d'accordo. Ma allora, diciamo che un conto è dire che l'utilizzo del nucleare è irrazionale, ed è irrazionale se per irrazionalità quello che si intende è: Putin riesce a vincerla questa guerra utilizzando l'arma nucleare? La risposta chiara, netta, è no. Cioè, militarmente non riesce a ottenere nulla. È inimmaginabile uno scenario in cui l'arma nucleare si utilizza e a fronte dell'utilizzo dell'arma nucleare la reazione è benissimo, prenditi. Però diceva un'altra cosa, diceva è la reazione alla sconfitta. Ecco, adesso ci arrivo. Allora, la reazione alla sconfitta che cos'è? È uno scenario molto diverso, è uno scenario in cui viene la Russia sconfitta, decide che deve finire il mondo. Ed è irrazionale. L'irrazionalità nella storia accade oppure no? Certo che sì, quindi è naturalmente possibile, ma non è razionale, cioè non otterrebbe quello che Putin vuole ottenere, ossia l'Ucraina. E su questo credo che appunto, cioè, mi sembra così evidente che non va neanche sottolineato, diciamo, più tanto. Allora, poi alla domanda, ma la Russia può essere sconfitta sì o no? Allora, io sono d'accordo che Putin sa che non può essere sconfitto. La sconfitta di Putin è la fine di Putin. Ma la domanda è diversa. La Russia può essere sconfitta in Ucraina? Sì, assolutamente sì. La Russia è stata sconfitta nel 1904, la Russia è stata sconfitta nel 1917. Cioè, la storia è piena, per non arrivare a esempi più recenti, la Russia è stata sconfitta in Afghanistan, ma rimanendo, diciamo, appunto sul versante occidentale e quindi, diciamo, più vicino a quello che effettivamente la Russia sente come più vicina a se stessa, e quindi l'Ucraina è stata sconfitta nella storia. Questo ha portato, nel caso di Nicola II, cioè ha portato, come dire, tanto a momenti di riforma quanto a momenti di rivoluzione, ma è accaduto. Quindi sì, è assolutamente possibile. Abbiamo concluso il nostro tempo, voglio solo aggiungere, ma una battuta a Mastro Lilli la faccio dare, che così lo nomino arbitro tra le due tesi, Tocci Costa. Ma siamo sicuri che l'obiettivo di Putin fosse conquistare l'Ucraina? Io ho sempre pensato che dell'Ucraina non gliene fregasse assolutamente niente, che quello era uno strumento per arrivare a cambiare gli equilibri geopolitici del mondo, che su questo punto ha trovato una sconfitta non militare ovviamente, ma politico-diplomatica, quando a Samarcanda l'altro giorno, un po' di tempo fa, si è trovato la Cina e l'India che gli hanno detto che, insomma, non hanno fatto un po' orecchia da mercante, però in questo senso bisognerebbe riflettere se Putin è disposto, incline a schiacciare il bottone alla luce di questo discorso. Paolo, ti lascio un minuto a te conclusivo. No, assolutamente, il punto fondamentale è questo: sono anni che nella dottrina americana si parla delle potenze revisioniste,
Russia e soprattutto Cina, che vogliono rivedere l'ordine globale. Questo è l'obiettivo di Putin, al di là dell'Ucraina. E quindi anche l'eventuale sconfitta in Ucraina non risolverebbe questa questione che resta, e anche l'eventuale prudenza che la Cina dovesse esercitare a un certo punto per evitare la guerra nucleare non nasconderebbe il fatto che comunque Pechino resta determinata a perseguire questa strategia insieme a Mosca, con possibilmente altri alleati come l'India e altri paesi che si stanno avvicinando. Quindi questa questione resterà comunque. La sconfitta in Ucraina naturalmente sarebbe una forte battuta d'arresto, ma non sarebbe la fine di questo problema. Bene, abbiamo esaurito il nostro tempo, non ovviamente l'argomento, che continuerà e ci ritorneremo sopra qui nella War Room. Grazie a Nathalie Tocci, a Paolo Mastrolilli e Antonio Maria Costa. Noi ci vediamo domani sempre alle 17:30 qui nella War Room. Grazie, arrivederci. No, grazie a te. Arrivederci, grazie.